Ciao ragazze, oggi vi pubblico il video sui detersivi, quindi è una svuota la spesa, come avrete letto dal titolo. So che questi tipi di video vi piacciono sempre tantissimo e quindi, dato che sabato siamo stati da Acqua e Sapone, ho fatto un bel rifornimento di detersivi perché ho due bustone belle piene, volevo appunto mostrarvi quello che ho preso. Allora, ho qui le buste e ho qui le gatte, di conseguenza stanno già tentando di infilarsi dentro, quindi vabbè, se sentite dei rumori sappiate che sono loro. Che dire, inizio subito alla svelta perché altrimenti il video sarà troppo lungo. Allora, innanzitutto abbiamo acquistato questo asciugatutto, sono tre rotoli ultra, questi in casa mia vanno via come il pane perché ne utilizzo sempre tantissimi, li utilizzo molto spesso per lavare i vetri e mi trovo bene rispetto allo straccio classico. Cosa dire? Allora, ho preso questi della linea Acqua e Sapone che sono sempre in promozione, ovviamente il prezzo non me lo ricordo, non starò qui a cercare nello scontrino altrimenti ci mettiamo 3 ore, però vi lascio tutto scritto qui sotto. Allora, poi della Swiffer ho preso questo piumino cattura polvere, praticamente all'interno c'è il manico con 4 ricariche. È la prima volta che utilizzo questo tipo di strumento, che lo acquisto perché sapete che della Swiffer io ho sempre avuto i pannetti che si utilizzano per il pavimento e li utilizzo anche per i mobili, però questa volta ho deciso di provare questo con il manico per poter raggiungere le superfici più difficili, soprattutto del mobile della sala, che è sempre odiosissimo da spolverare. In questo modo non dovrò stare ad arrampicarmi sulla scala per poter arrivare fino in fondo. Poi abbiamo preso 2 confezioni di dentifricio Colgate, questo quando possiamo ne acquistiamo sempre 2 o 3 tubettini, giusto da averlo lì, perché io non lo so se anche da voi è così, Omar quando utilizza il dentifricio le spreme metà tubetto del lavandino e poi una piccola parte al di sopra dello spazzolino, quindi in questa casa c'è un consumo di dentifricio ai massimi livelli. Poi abbiamo preso questi guanti, come taglio ho preso la M, sono della Spontex, dunque taglia M, morbido e prezioso sulla tua pelle. Io solitamente non utilizzo mai guanti, però me lo sono imposto ultimamente perché ho notato che con i detersivi la pelle delle mani ne risente parecchio e ho sempre le mani screpolate, anche adesso che comunque non fa più freddissimo la mia pelle appunto ne risente, così adesso mi sono imposta di utilizzare guanti. Questi li ho acquistati per lavare i piatti, quindi per la cucina, perché quelli che avevo si erano bucati. Poi come detersivo per il pavimento ho preso Napisan, igienizzante pavimenti alla mela verde, è buonissima questa profumazione. Ho deciso di prendere questo perché avevo già acquistato, forse l'ho preso anche, ce l'ho anche qua, non mi ricordo, comunque avevo già acquistato lo spray per appunto igienizzare le superfici del bagno e visto che ho trovato appunto il detersivo per il pavimento, perché come leggo qui è una novità, infatti non l'avevo mai visto prima, ho deciso di prenderlo. Ripeto, ve lo dico sempre quando parlo di questo detersivo, la profumazione alla mela verde è davvero ottima, c'è quello classico, quello alla mela verde, quello al limone mi pare, però quello alla mela verde è il mio preferito perché ha proprio questo buon profumo e sembra appunto di avere il frutto lì sotto il naso. Come detersivo per i piatti ho poi riacquistato questo della Rio, e praticamente con bicarbonato per mani morbide, con glicerina e praticamente al latte di mandorla. Se vi ricordate lo avevo già mostrato in un video pratico dove vi facevo vedere il lavaggio dei piatti e l'ho ripreso perché è buonissimo, la profumazione è ottima. Poi mi piace anche molto come sgrassa e lava i piatti, le pentole, quindi sicuramente un prodotto che come mi capita lo riacquisto sempre. Allora ecco, mi ricordavo male, questa volta come spray non ho preso il Napisan ma ho preso l'Isoform azione bagno, che è appunto un disinfettante. Qui c'è scritto che è ideale per la rimozione del calcare e dello sporco quotidiano del tuo bagno, ha una formula appunto disinfettante della quale non ne posso fare a meno, soprattutto adesso che ho le gatte, noi cerchiamo sempre di chiudere la porta del bagno, ma basta anche soltanto un attimo di distrazione che sono subito dentro a giocare con l'acqua,
quindi questo sicuramente lo utilizzo per appunto il WC, per il lavandino, per la doccia. Poi altro disinfettante sempre della Lysoform, ho preso questo in packaging verde. Questo è indicato sia per il bagno che per la cucina, mentre l'altro che vi ho mostrato prima è indicato in modo specifico per il bagno. Questo sicuramente lo utilizzerò solo ed esclusivamente per la cucina, soprattutto per il top e per l'interno del lavandino. Anche questo è un prodotto già acquistato in passato, che forse vi avevo anche già mostrato, però mi trovo molto bene perché io lo spruzzo sul top, faccio le mie cose magari la sera quando devo sparecchiare, e poi aspetto qualche minuto e vado lì a rimuoverlo con un pannetto imbevuto d'acqua. È un prodotto che non richiede risciacquo, però io, lo sapete perché ve lo dico molto spesso, per abitudine risciacquo sempre. Comunque ottimo anche a livello di profumazione, non è un prodotto molto aggressivo, molto nauseante da sentire, ecco, non dà fastidio all'olfatto. Passiamo ora alla seconda busta, sono abbastanza veloce. Allora, come ammorbidente ho preso questo qui della Coccolino, delicato e soffice. La confezione contiene 2 litri, è indicato per 22 lavaggi. Io non sempre utilizzo l'ammorbidente, però comunque è un prodotto da tenere, soprattutto per le lenzuola. Come profumo, qui non c'è scritto nulla, però è buonissimo, credo che sia la profumazione classica. Ecco, il Coccolino è quel detersivo che conosco praticamente da una vita, perché è quello che ha sempre comprato mia madre quando ero bambina, con il quale appunto lavava i nostri vestitini. Ho preso un bel boccione. Se quando parlo dico qualche parola strana, non fateci caso, perché io tendo a inventare, a dire sul momento quello che mi passa per la testa. Allora, altro detersivo per il bagno. Ho acquistato il Vicinet, che è un disincrostante gel. È anche questo appunto un disinfettante, rimuove il 100% di calcare, pulisce fin sotto l'acqua, elimina germi e batteri. Io cerco sempre di cambiare, perché sapete che mi piace sperimentare sempre detersivi diversi, però alla fine, gira che tira e gira, ritorno sempre su questa linea. Trovo che sia la migliore. Le profumazioni mi danno sempre molto fastidio, perché le trovo abbastanza aggressive, fastidiose, però comunque a livello appunto di disinfettante, di disincrostante, trovo che sia ottimo. Poi mi serviva un profumatore per l'ambiente, così ho acquistato questo della Glade, altra marca che mi piace tantissimo, della quale in passato ho provato i profumatori elettrici. Allora, dunque, come profumazione dovrebbe essere la Winter Flowers, credo che sia Limited Edition. Dicevo che è una Limited Edition, si è arrestata la registrazione, non ci avevo fatto caso prima. Io l'ho acquistato perché sono stata attirata dal packaging, proprio sono il classico consumatore che si fa fregare da queste cose, però comunque per quanto riguarda la Glade vado sempre a colpo sicuro, perché mi piace come linea, ha queste profumazioni molto delicate, molto leggere, che sono proprio di fresco e di buono. Lo proverò e vi farò sapere. Della Ace ho poi acquistato questa candeggina più detergente, è appunto un detersivo liquido. Allora, qui c'è scritto che è una formula senza schizzi, l'unica con sistema salva fibra, quindi non dovrebbe rovinare i capi, ed è appunto molto efficace. Per caso è bucato, io generalmente la utilizzo prevalentemente per il bucato, soprattutto per i capi bianchi, per appunto evitare che con il tempo ingialliscano. Mi trovo meglio con la candeggina che con qualunque altro sbiancante. È una regoletta, diciamo, che mi ha insegnato mia nonna. Lei ha sempre dei capi super bianchi, quando li stende veramente sono bellissimi, e così appunto e così appunto anche io ho adottato questo tipo di strategia. Ne metto un tappino nel cestello della lavatrice dal lato del detersivo appunto classico che utilizzo per lavare, e niente, mi sto trovando bene, quindi penso che continuerò a utilizzare questo tipo di metodo. Piccola interruzione dovuta ai miei gattini rompini. Allora, stavo dicendo, abbiamo preso un altro detersivo per il pavimento della Emulsio. Questa volta ne abbiamo fatto una bella scorta, più che altro perché eravamo in due a fare la spesa, quindi
chi prende da una parte e chi prende dall'altra, alla fine ci siamo ritrovati con più prodotti destinati a uno stesso utilizzo, però alla fine questi sono sempre ottimi da tenere in casa, sono sempre comodi. Allora, che cos'è? È praticamente un detergente pavimenti grass porcellanato, lucido, opaco, serve a preservare le fughe, come profumazione al gelsomino e yang yang, credo si dica, formula concentrata, appunto sì, anche questo al dosatore. Allora, Emulsio mi piace tantissimo come detersivo. Io della stessa linea utilizzo appunto il detersivo per lavare il palchetto in camera da letto. Mi piace molto come packaging perché ha questa caratteristica di evitare gli sprechi. Ora non so se riuscirete a vederlo con questa luce, però praticamente se vedete sul lato ha questa sorta di canula che appunto serve a dosare la giusta quantità di prodotto che vi occorre per un solo lavaggio. Basterà semplicemente premere al centro della bottiglia e la quantità giusta di prodotto per un solo lavaggio andrà a incanalarsi in questo tubicino e andrà appunto all'interno del tappo. È un detersivo ottimo che finora ho sempre solo provato per il palchetto della camera da letto. Ho visto che c'era anche per il pavimento classico e così l'ho preso. Infatti anche questa, ho visto che è una nuova formulazione, dice che il profumo ha lunga durata e vedremo come mi troverò. Però penso di andare già sul sicuro perché, ripeto, è un prodotto già provato in passato che non mi ha deluso. Allora, siamo quasi alla fine del video. Qui credo si sia aperto qualcosa perché, non so, la confezione qua è tutta sporca. Comunque, andiamo avanti. Sempre della Emulsio, ho acquistato per la prima volta in questo caso questo detersivo spray per vetri, multiuso. Dice che dà una massima efficacia, non crea aloni e dona una lucentezza a lungo, senza allergeni, senza nickel, dermatologicamente testato con materie prime di origine vegetale ed è completamente biodegradabile, fa brillare vetri, specchi, cristalli senza lasciare aloni, ideale anche per i mobili, elettrodomestici. Ecco, questo lo sto leggendo ora, io l'ho acquistato per i vetri, però adesso leggo che ha tantissime, cioè può essere utilizzato per diverse superfici. Allora, appunto, stavo dicendo mobili, elettrodomestici e tutte le superfici lavabili. Ottimo! La sua formula è mousse, garantisce una perfetta adesione alle superfici e un'ottima rimozione dello sporco. Mi piace già solo leggendo la descrizione. Magari questo prodottino insieme ad altri lo testeremo insieme, perché ho in mente a breve di registrare un video di pulizie concrete che vi piacciono sempre tanto. Tanto, come parlo non lo so. Quella di là si sta infilando nel sacchetto, ste gattine oggi mi stanno facendo impazzire, comunque vediamo come mi troverò. Allora, poi abbiamo acquistato questo detersivo per la lavatrice Maxi Risparmio della Sole, è praticamente per un bianco solare ultra, 100% bicarbonato in più. Della Sole avevo già provato sempre lo stesso prodotto in passato, diciamo che non mi ha colpito particolarmente. Sapete che io guardo molto la profumazione di ogni detersivo del quale vi parlo. Questo l'ho preso Omar, forse era scontato, non mi ricordo. Vabbè, non è male come prodotto, però neanche mi ha fatto impazzire. Diciamo che se sono io che faccio la spesa da sola, magari passo oltre e non prendo questo. Non è appunto un prodotto che non mi piace, ma non è neanche un prodotto che mi ha fatto impazzire. Infine, ragazze, vi mostro gli ultimi due acquisti fatti. In questo caso non si parla più di detersivi per la casa, ma di prodotti per il corpo. Allora, abbiamo acquistato questo flaconcino di sapone per le mani della Mil Mil da 500 ml, come profumazione è all'orchidea e seta. Della Mil Mil abbiamo già provato in passato un altro sapone per mani che era però un'altra profumazione, e poi anche un bagnoschiuma. È un brand con prezzi ottimi, un'ottima qualità. Quando ci capita e ci troviamo d'acqua sapone lo acquistiamo sempre.
E per finire della ultra dolce, questo se non sbaglio era in promozione, abbiamo appunto preso questo bagno doccia ultra delicato, come profumazione al limone e fiori di sambuco, rinfresca e tonifica, vabbè non credo che arrivi a tonificare, comunque vabbè, è indicato sia per corpo che per capelli, senza parabeni, con estratti naturali. Come appunto bagno doccia è la prima volta che acquistiamo, mamma mia, profumazione buonissima, è la prima volta che acquistiamo Garnier Ultra Dolce, perché di questa linea abbiamo sempre solo provato lo shampoo, del quale appunto ci siamo innamorati sia io che Omar, e quindi sicuramente adesso ho sentito il profumo, sarà buonissimo anche questo come lo shampoo. Allora, ho cercato di mostrarvi nel minor tempo possibile i miei acquisti. In questo video ci saranno state mille cambi di inquadrature, ma sapete che sono sempre molto movimentati, voi non ve ne renderete conto, però dietro le quinte, tra virgolette, succede sempre di tutto. Spero di avervi fatto un po' di compagnia, che questo tipo di video vi sia piaciuto. Carolina lascia stare il cavalletto, va bene? E niente, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao a tutte!